E noi torniamo a Bologna che festeggia Taiwan in occasione del 113° anno di fondazione. Taiwan e l'Italia sono legati da una forte amicizia che negli anni ha prodotto anche un solido e proficuo scambio nei commerci e nelle collaborazioni economiche e tecnologiche. Il servizio. Festa nazionale di Taiwan lo scorso 10 ottobre, una ricorrenza che è stata celebrata anche a Bologna. Taiwan e l'Italia sono legati da tantissimi anni, da una forte amicizia che ha prodotto nel tempo, oltre che l'approfondimento di una conoscenza reciproca basata sul rispetto dei valori e delle tradizioni nazionali, anche un solido e proficuo scambio nei commerci e nelle collaborazioni economiche e tecnologiche. Questa festa è molto importante, iniziato 113 anni fa. Ecco, quando nostro padre di patria, no? Sun Yat-sen, dottore Sun Yat-sen, e poi con Chiang Kai-shek, poi tanti martiri rivoluzionari, no? Ecco, hanno unito, ecco, fatto la rivoluzione contro la dinastia Qing, corrotto il governo imperiale. Allora, dopo tanti, decine e decine di rivoluzione, hanno vinto, quindi costruito un'Asia, prima Repubblica, dopo hanno occupato grande parte di Cina e da 75 anni fanno la loro festa di 75 anni. Invece Taiwan, Repubblica di Cina, continuato. È sempre nel 113° anno di festa. Noi uniti tutti i nostri connazionali, amici italiani, taiwanesi, no? Ogni anno in questo giorno festeggiamo.